Lo sapevi che in Australia esiste una lumaca assassina? E che in Canada hanno costruito una pista di atterraggio per gli UFO? E che il sushi a salmone è stato inventato dai norvegesi? Ma siamo sicuri? Ciao, sono Ale, fondatore di Tweep, la prima web app italiana che rivoluzionerà il mondo del travel. Ricordati di iscriverti al canale YouTube, di attivare la campanellina per non perderti i nostri prossimi video. Inoltre, cliccando il primo link in descrizione, andrai a scaricare la guida del Tweeper, la prima guida completamente gratis che ti permetterà di avere 20 consigli per organizzare alla perfezione il tuo prossimo viaggio. Siete quindi pronti per scoprire le curiosità di tutto il mondo, nazione per nazione, o quasi? Partiamo! Australia, la lumaca marina assassina. Questi veramente hanno qualsiasi cosa che tenta di ucciderti. Canada, abbiamo una pista di atterraggio per gli UFO. Ma aspettate un attimo, perché è veramente qualcosa di particolare. Costruita nel 1967, con un peso di oltre 130 tonnellate, questa struttura contiene una capsula del tempo che dovrà essere aperta esattamente a 100 anni dalla sua costruzione, quindi nel 2067. Mancano solo pochi anni per scoprire cosa c'è al suo interno. Siete curiosi? Io sì, personalmente. Cina! I biscotti della fortuna non sono cinesi e in realtà non sono neanche molto conosciuti in Cina. In realtà sono stati diffusi dai giapponesi e presi dai cinesi per gli all you can eat. Non ho più certezze nella vita. Danimarca, sei single? Bene, a 25 anni ti cospargeranno di cannella, a 30 di pepe. Questo deriva da un'antica tradizione, poiché i mercanti di spezie non si fermavano mai nello stesso posto e quindi difficilmente si sposavano. Chiedi a un danese qual è il modo migliore per umiliarti se sei single. Dubai. Oltre ad avere cuccioli di tigre e di altri animali illegali in macchina o in qualsiasi altro posto, comprese le case, trovate delle macchinette distributori di lingotti d'oro. La povertà. Solo povertà a Dubai. Finlandia. Oltre alla corsa con la moglie in spalla, già detta nell'altro video, l'hai visto, vero? Esiste una seconda particolarità. Lo sapevate che i fumetti di Donald Duck, quindi Paperino, erano vietati perché lui non indossava i pantaloni? Ebbene sì. Eppure ad oggi è uno dei fumetti più venduti in Finlandia. Francia, con i suoi territori sparsi per il mondo, detiene un record molto particolare. Infatti è la nazione nel quale si contano più fuso orari diversi, ben 12. Lo sapevate? Inoltre, sapevate che in Francia potete sposare il vostro partner deceduto? Ebbene sì. Per i francesi, infatti, la classica frase "finché morte non ci separi" non ha effetto. Germania detiene il record di una delle parole più lunghe al mondo. Non la dirò mai. Che vuol dire associazione degli impiegati della stazione elettrica principale del trasporto su barca del Danubio. È stata eliminata per fortuna nel 2014 dal vocabolario. Giappone, il paese delle stranezze. Infatti, mangiare e bere mentre si cammina è segno di maleducazione, mentre mangiare rumorosamente è segno di buona educazione e di apprezzamento verso il cibo. Quindi, se gusterete una zuppa e farete, sarà perfetto. Guatemala. Guatemala City è soggetta a misteriosi fenomeni, come ad esempio le voragini naturali, poiché è stata costruita su roccia vulcanica. Quindi può essere comune trovare delle buche sulla strada, un po' come a Roma. Però in compenso è il principale fornitore di caffè per Starbucks. Kenya. Lo sapevate che esiste la talpa nuda immortale? È la eterocefalo glabro. Questo roditore senza pelo vive sottoterra, ha una grande resistenza al dolore, può vivere anche in assenza di ossigeno fino a 20 minuti e la particolarità più strana è che non invecchia. Che sia lui la formula segreta per la giovinezza eterna? Scrivetecelo nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. India. Se odiate il contatto con la gente, non è lo stato che fa per voi. Infatti, nel 2013 c'è stato il più grande raduno di esseri viventi al mondo, al Kumbh Mela Festival, che è il rito tradizionale del bagno nel Gange che si festeggia ogni 4 anni. Nel 2013 ci sono state oltre 100 milioni di persone. Pazzesco. Inoltre, la più grande famiglia del mondo è sempre in India. Con ben 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti, un solo marito è riuscito a fare tutto ciò.
Infine, altra curiosità dell'India, lo sapevate che respirare l'aria di Mumbai per un giorno equivale a fumare ben 100 sigarette? Vi consiglio una mascherina se andate a Mumbai. Irlanda, il giorno di San Patrizio. Peccato che San Patrizio non è irlandese, ma bensì della Gran Bretagna. Dopo quella dei biscotti cinesi, questa è un'altra conferma che non ho più certezze nella vita. Ma non è finita qui, perché lo sapevate che in Irlanda esistono più pecore che persone? Nemmeno io. E non me l'aspettavo. Islanda! Lo sapevate che il 54% degli islandesi crede negli elfi e nei troll? Bene, nemmeno io. Ora lo so, e so anche che se cercherete un McDonald's in Islanda, non lo troverete, perché l'unico McDonald's presente sull'isola è stato aperto nel 93 e chiuso nel 2009. Quindi scordatevi il McChicken. Scordate anche le zanzare, perché non esistono. Per chi abita a Milano, questo è un bene. Mongolia. Si contano in media 2 persone per chilometro quadrato. Infatti, in Mongolia abbiamo solo 3 milioni di abitanti per una nazione che è grande come 5 volte l'Italia. Inoltre, il sole splende per circa 250 giorni all'anno. Namibia, oltre ad essere una meta emergente, del quale abbiamo già parlato nel nostro video precedente, esiste anche l'otarda dalla cresta rossa, detto anche suicide bird, perché questo uccello, per conquistare la femmina, arriva ad un'altitudine davvero impressionante, per poi chiudere le proprie ali, lasciarsi cadere fino a pochi centimetri dal suolo e riaprire improvvisamente le ali per continuare il proprio volo. Qual è la particolarità? È che non sempre riesce a continuare il proprio volo. Ma se ci riesce, conquista la femmina. Tu lo faresti? Norvegia! Lo sapevate che il colonnello capo della Guardia Reale norvegese è un certo Sir Nils Olav III? Cosa c'è di strano? Che è un pinguino ed abita nello zoo di Edimburgo. Inoltre, questa tradizione va avanti dal 1972. E tu come ti sentiresti se il tuo capo fosse un pinguino? Diccelo nei commenti. Pennsylvania, altra nazione, altro animale. Infatti, in Pennsylvania, dal 1887, la marmotta svolge un ruolo fondamentale. Le previsioni stagionali, infatti, sono affidate alla marmotta Phil, che, se vede la propria ombra, l'inverno dura 6 settimane. Altrimenti avremo una primavera precoce. Voi ci credete? Paesi Bassi! I tulipani sono il simbolo dei Paesi Bassi. Peccato che non sono dei Paesi Bassi. Sono della Turchia, sono originali turchi. Durante la Prima Guerra Mondiale fu portata nei Paesi Bassi e diventò il simbolo nazionale dell'Olanda. Portogallo! Siete amanti della tempura? Ringraziate un vecchio mercante portoghese che decise di friggere pesce e verdure insieme e ne ottenne così la prima tempura al mondo, che fu poi esportata in Giappone. Regno Unito. Lo sapevate che è considerato tradimento incollare all'incontrario i francobolli raffiguranti re e regina? E che la guerra più veloce della storia la vinse il Regno Unito contro lo Zanzibar? Questa guerra durò esattamente 38 minuti. Gli Stati Uniti, i miei amati Stati Uniti, lo stato dove puoi acquistare una pistola, ma non troverai mai un ovetto Kinder. Sì, perché ritenuti troppo pericolosi per i bambini a causa delle loro sorprese. Inoltre, rimanendo sempre in tema cibo, il primo venerdì di giugno si festeggia la giornata nazionale delle ciambelle. E inoltre, sapevi che in America vengono consumati più di 500.000 metri quadrati di pizza all'anno? E già. Svezia! Se in Islanda non esistono McDonald's, in Svezia non farete fatica a trovarne uno. Ne esistono ben oltre 36.000, il numero più alto in tutta l'Europa. Però in compenso vengono rubati ogni anno migliaia di cartelli stradali raffiguranti l'attraversamento di Alci. Sono sincero, lo ruberei anch'io perché mi piace tantissimo. Voi lo fareste? Non ho parlato dell'Italia perché voglio che siate voi a lasciarmi scritto nei commenti quali sono le particolarità e le tradizioni più strane del nostro paese. Potete anche dirmi quali sono le tradizioni e le particolarità più strane del vostro comune. Ricordatevi di iscrivervi al canale di YouTube, di cliccare il primo link in descrizione per scaricare la guida del Twitter. Io sono Ale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!